Ascoltiamo adesso invece Pasquale Di Lisa, che è di questo evento probabilmente è colui che il plus ultra. No, è qui, è tutta la commissione che ha lavorato, diciamo, noi siamo solamente, diciamo, i coordinatori, quelli che mettiamo insieme le idee e cerchiamo di coordinare tutto il lavoro che poi è stato fatto in questi 2-3 mesi. Abbiamo fatto diverse riunioni, ci siamo avvalsi anche della collaborazione di Fabrizio Chionero, che ha curato la pagina web, quindi è tutto un team che ha collaborato per la riuscita di questo evento. Famoso lavoro di gruppo che paga sempre, insomma, quando si lavora in sintonia e in coordinazione. Paga sempre, quando si lavora, dico sempre, per il Signore ci sono sempre grandi soddisfazioni. Lei la vediamo impegnato spesso negli eventi, perché comunque della pastorale, quindi diciamo che questi eventi sono all'ordine del giorno, ma questo qui di questa sera ci sembra davvero un qualcosa anche di molto più importante, perché raccoglie proprio i succhi, il frutto di tutto il lavoro fatto da voi anche in sintonia. Sì, certo, è stato un bel lavoro, l'idea è partita dal nostro vescovo Gianfranco De Luca, prima come festa della famiglia, poi è arrivata, diciamo, da parte della CEI questa per quanto riguarda gli 800 anni dell'invenzione del presepe di Greggio, e abbiamo inserito quindi questo evento dell'ottocentesimo anniversario dell'invenzione del presepe di Greggio in questo concorso, il presepe in ogni famiglia, appunto per riconquistare questa tradizione del presepe nelle famiglie. Diciamo che a Termoli questa tradizione del presepe si era un po' ultimamente, negli ultimi anni, un po' persa per strada, perché avevamo anche una tradizione che si ricorderà, quella dei presepi al Paese Vecchio, anche quest'anno non è rifatto, però questa cosa qui delle presepe della famiglia davvero è stato un qualcosa di lungimirante, e vedere tutte queste foto esposte, 200? Sono 270. 270. Una sorpresa anche da parte nostra, quindi non ce l'aspettavamo, invece poi, cioè, specialmente gli ultimi giorni arrivavano continuamente queste foto, quindi è stata una grande soddisfazione. Ma è anche una bella cosa, perché impegnare 270 persone che hanno fatto fotografie, hanno costruito dei presepi proprio per questo evento, vuol dire che il vostro lavoro ha dato i suoi frutti, insomma. Il suo frutto senz'altro, ma noi dobbiamo anche ringraziare tutte le famiglie che hanno partecipato, perché sono tutti bellissimi presepi. Naturalmente poi, come in tutti i concorsi, c'è uno deve vincere, quindi ne sono 3 di premi, quindi primo, secondo e terzo. Uno è, come diceva Don Marcello, i quarti, e dal quarto in poi sono tutti a pari metro. Tutti a pari metro, però sono tutti bellissimi. Pasquale, noi aspettiamo solo il momento di sentirvi, tutti esibirvi, voi nella musica anche o anche qualcos'altro, perché davvero questa manifestazione ci intriga positivamente. Devo dire che è stata un'iniziativa post natalizia davvero importante per Termoli, per la diocesi. Ok, grazie. Grazie, bocca a voi. Buonasera.